Djokic è il giocatore che c'è qualcosa da questo punto di vista, secondo me. Poi io ripeto, ho visto gli highlights e devo dire che la Juventus ha giocato un'ora bene. E il Bayern Monaco è stato messo in crisi, ma non si può poi capitolare in quel modo. Sai che io continuo a dire, se tu imposti una preparazione fisica, una preparazione, diciamo, l'allenamento sulla tattica troppo, come dire, asfissiante, sulla la forza fisica, tu esplodi dopo un po'. E le squadre italiane continuano a non avere una buona tecnica. Ci sono giocatori in Italia che sono ridicoli. Lulic è un giocatore ridicolo. No, Lulic è veramente... un giocatore da essere preso a calci nel culo. Un giocatore che non sa stoppare un pallone. Marco. Un giocatore che si tira avanti la palla e gli corre appresso. E sto facendo esempio, ci vengono a dire che ci sono squadre che hanno due, tre greci, ma i greci che hanno fatto nel football? I bosniaci, ma che cosa? Jugoslavi, no bosniaci, ma di che cosa stiamo parlando? Non esistono più i giocatori italiani, non c'è più un settore giovanile italiano, non ci sono più portieri italiani, tranne questo ragazzino del Milan, non ci sono più difensori italiani, la dovete piantare, Mascalzoni, Lotitiani maledetti, Galliani a casa, gli americani che vengono a Roma a speculare sui tifosi giallorossi, andate via maledetti schifosi, ecco, questo è il problema del football italiano. Ma hai fatto rinfervorare e ti sei sbagliato, come dice Sergio. Questa è la verità. E poi le mosse che ha fatto Pep è stata fondamentale. Ma certo, ma stiamo parlando stiamo parlando di Pep Guardiola. Stiamo parlando del più grande allenatore di tutti i tempi. Stiamo parlando del più grande catalano di tutti i tempi. Stiamo parlando del più grande barzionista di tutti i tempi. Io Pep lo porto nel corazon. Perché Pep è un grande, è un grandissimo uomo, è stato un grandissimo calciatore, è un grandissimo allenatore. Però sta bene dove andrà, io mi tengo stretto Luis Enrique, perché Luis Enrique nel sudore del lavoro ha fatto in modo che 11 campioni, di cui 3 super fuori classe, lottano, combattono, sudano per la camiseta, per la samarreta blaugrana e portano a casa il risultato. Io vorrei vedere tanti giocatori, Ozil che cammina in mezzo al campo, che si pensa di essere un fenomeno. Ozil non si sporca i calzoncini per quanto lui gioca di fioretto. Ecco, io mi tengo stretto Luis Enrique, ma Pep Guardiola è un grande, è un grandissimo, una statua, il grande sogno dei barcellonisti, Pep Guardiola presidente, Xavi Hernandez allenatore e Leo Messi a 33-34 capitano a vita. Ecco, questo è il sogno di tutti noi grandi soci del Barça, soci barcellonisti. Ecco. Insomma, ragazzi, c'è tanta carne al fuoco per Radio Barça Italia, a quanto pare. Maxi scatenato. Appuntamento Radio Barça Italia. Mercoledì ore 21. Mercoledì ore 21. Studio, ricordiamocelo. Io e Alberto Polinori. E il collegamento telefonico alla redazione di Radio Barça Italia con Sergio. Tra l'altro in diretta streaming, adesso sistemeremo, faremo queste dirette. Sistemiamo questo telefono, insomma, questa camera, diciamo esattamente. Allora, parlando invece di altre partite di questa Serie A, perché tanto ho preso il pennarello in mano. Attenzione, c'è il pennarello verde. Attenzione. Perché ieri era San Patrizio, Oggi era San Patrizio. Oh, ma Edison, ma che è successo a Londra qui? Costo San Patrizio, che fanno questi londinesi? Se imbriacano, fanno casino come fanno tutto. Ce lo facciamo dire a Edison che vive probabilmente nella migliore e più grande città europea, no? Anche se io non ci vivrei mai, perché preferisco il sole e la calma, diciamo, la nostra tranquillità romana. Però Londra, per carità, è la migliore città d'Europa probabilmente, no? Ma tu ci diresti, Pampa? Io a Londra conosco persone che ci vivrebbero, io non ci vivrei. No, io mi mancherebbe la carbonara amatriciana, l'abbacchio scottatito. Come al mercato della Boccheria puoi trovare l'abbacchio. Io l'ho trovato, l'ho anche cucinato in Catalogna. Penso che non è possibile. Ah, guardi, sono si scherzi.
ma lo vedete in un futuro lontano l'eterno capitano Puyol? Allora, caro Edison, io ti dico no. No, io sì. Ma lo vedete in futuro lontano l'eterno capitano? Allora, Carles Puyol può fare tanto nel football e nel Barça, ma come dirigente non può fare l'allenatore, perché non ha, secondo me, la mentalità, diciamo, lui è troppo, cioè ci vuole Xavi. Xavi era come Pep era allenatore in campo, Xavi era un allenatore in campo e sarà un bravissimo allenatore. Carles Puyol può fare bene, ad esempio, il direttore sportivo, perché no? Ha grandi rapporti, può seguire la squadra, può comunque aiutare lo spogliatore. Grande capitano. I pub londinesi erano pieni dalla mattina, ci credo. No, quindi Edison, dico no, io penso che non può fare l'allenatore, anche lui lo sa, potrà fare il direttore sportivo. E quindi ecco, nella trittica che ti ho detto, Pep presidente, perché Pep si candida e viene eletto. E Puyol direttore sportivo, Xavi Hernandez allenatore e Leo Messi capitano a però, vita, però, eterno capitano. Io vedo bene anche come dirigente Francesco Totti, per esempio. Il problema è che non glielo fanno fare. Guarda, è una brutta storia questa, veramente una brutta storia. Brutta storia. Brutta storia questa di Francesco Totti, perché brutta nel senso, no, attenzione, bellissima, perché è il capitano della S Roma, il capitano storico, è ancora uno dei più forti giocatori italiani di tutti i tempi, è stato, perché c'ha 39 a 40 anni, non è? È probabilmente uno dei più forti giocatori d'Europa e del mondo che ci sono stati, però trattato da questa dirigenza di mascalzoni, di arrivisti massoni americani. È veramente uno scandalo. È triste. Allora io dico, caro Francesco, sì, è vero, potresti andare in America, intanto ti meriti una festa enorme. Ti merita una festa enorme. Totti sicuramente. E poi, se disgraziatamente questa società, questa dirigenza lo allontana a malo modo, perché non andare a farsi un anno a farsi la Champions League con Mr. Claude a Leicester e poi a dirgli a questi americani, quando io vado in giro per l'Europa tutti si alzano in piedi, mascalzoni, massoni americani. Io penso che Totti meriti molto di più, trattato in questi giorni, questa polemica che si è scatenata vergognosa con Pallotta, è uscito fuori queste parole assurde, quindi veramente brutta, un brutto capitolo. Un gruppo di personaggi che sono venuti a fare speculazione. Esatto. Yankee, go home! Io credo che non solo la S Roma abbia una società però così, credo che purtroppo anche altre società italiane, cioè l'Inter che c'ha una lira, stiano rischiando di cadere nel baratro, perché ecco, come dice anche Edison, Totti è uno dei pochi giocatori che piace pure ai tifosi avversari, e infatti mi piace questo commento. Hai ragione, bravo, questo ragazzo entiende del football, entiende mucho, si vede, no, se ne intende parecchio, quindi no, credo che insomma altre società, dicevo italiane, stiano rischiando di cadere nel baratro. Vedi l'Inter che non si capisce, la Lazio, per carità non riprendere, io guarda, il Milan è un'altra società che rischia di cadere nelle mani di quel pazzo scatenatero sclerotico e poi anche altre società che, insomma, io mi ricorderò sempre quella società chiamata Bari che stava andando in mano ad un americano di nome, chi era? Della team. Quel tizio. Ho rimosso americano. Tutte queste brutte cose, papà. Ho rimosso tutte. Sono veramente brutte. Madre di Dios. Madre di Dio.
noi non rimuoviamo comunque gli ascolti che stasera sono veramente tanti. Beh, questa nuova trovata che ci ha lanciato, grazie Gerard Piqué, grazie, grazie Shakiro, grazie Piquetón, grazie Shakiro, grazie, che ci ha dato questa idea di questo, si chiama Streaming Go, come si chiama? Stream a Go, Stream a Go dovrebbe essere. Insomma, adesso lo cerco anche sul cellulare, ve lo diremo in romanesco più tardi. E poi comunque per essere circa l'una abbiamo certo delle buone visualizzazioni. 10 spettatori in linea, 9 vanno e vengono. Vanno e vengono. Vanno e vengono, non si sa, insomma, chi mangia il dolce, il gelato. Sì, però, esattamente. È la una. Sono mezzanotte e 50 a Roma e a Barcellona, alle 11:50 a Londra. Allora, invece, per quello che riguarda, come dicevo, altre partite, secondo me è da seguire moltissimo anche questo Milan-Lazio. Vabbè, ma che vuoi seguire? Due squadre che e sono... Poro Mihajlovic che sta a combattere con i bambini, con Balotelli e compagni, e quell'altro che sono a manica di pippe, perché sono a manica, tranne Biglia, sono a manica di pippe, insomma. Cioè. Noi andiamo anche a chiedere al nostro Mattia, che nel frattempo lo andiamo a ripescare da qualche parte, non lo so ragazzi, veramente... Andiamo in pausa musicale. Nel frattempo continua la diretta. Allora, ci sentiamo. Questa è veramente bella. I Tiro Mancino che ritornano. Federico Zampaglioni, un poeta, ritorna con una canzone meravigliosa. Questa è Piccoli Miracoli, qua su Radio Roma Futura. Mezzanotte 51. Rimanete con noi. Ovviamente prosegue la diretta in streaming. Esattamente. Bellissima. E intanto questa è Piccoli Miracoli con Federico Zampaglione, i Tiro Mancino. Pesca al Barça. Meglio se ti riuscissi ad accettare.